Un rumor dopo l'altro, un'anticipazione qui e lì, e il roster più chiacchierato diventa improvvisamente quello dei Vitality, che sembrano essere riusciti a tirar fuori dal cappello un super team pazzesco, forse molto di più di quello che avevano già cercato di fare un anno fa. Io sono Francesco Del Giomo Lombardo, il vostro esports reporter preferito, e oggi vi racconto quello che potrebbe essere il vincitore annunciato del prossimo Spring Split 2022 LEC. In una singola giornata si sono praticamente aperte le porte dei rumor più succosi. Tra Alejandro Gomis, Vulù e numerose altre voci, sembra essersi verificato quello che già nei giorni precedenti un po' si era capito, quello che fosse era stato presentato come l'effetto domino del mercato europeo di League of Legends. Un mercato fermo in attesa delle decisioni di alcuni giocatori che adesso, improvvisamente, sembra essersi sbloccato con le tessere del domino che hanno iniziato la loro inesorabile caduta e anche la costituzione e costruzione, tuttavia, dei vari roster LEC. Il più chiacchierato è proprio quello dei Vitality, che potrebbero schierare Alfari, Selfmade, Perks, Karzi e Lauro. Ma ricostruiamo il tutto con calma con la nostra nuova lavagna virtuale, che non è quella, visto che mi è stato consigliato di essere più schematico e io, come sempre, accolgo i vostri feedback costruttivi con piacere. Secondo i vari rumor di mercato, già un anno fa i Vitality avevano proposto a costruire un roster simile, che aveva come cardini proprio Perks e Alfari. Poi però Perks, forse non convinto troppo dal progetto, ma soprattutto ascoltando le sirene nordamericane dei Cloud9 disposti a offrirgli 9 milioni di dollari per quasi 9 milioni di dollari per 3 stagioni, e probabilmente i Vitality non potevano offrirgli, decise di accettare appunto l'offerta dei Cloud9, con Alfari che di conseguenza, non concretizzandosi questo progetto, accettò invece quella dei Team Liquid, anche lui ricoperto d'oro con 1 milione di dollari a stagione. L'organizzazione francese dei Vitality sembra che adesso stia tornando con prepotenza un anno dopo, grazie alle condizioni particolari che si sono create nel tentativo di ricostruire tutto questo. Se ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato di Perks e Alfari che avevano espresso il desiderio di giocare insieme e tornare in Europa, con i Cloud9 che avrebbero semplicemente acconsentito a Perks di tornare nel vecchio continente per motivi familiari, mettendolo sul mercato. L'idea che ci si è fatti in un certo senso ascoltando le varie voci è che le possibilità anzi per Perks fossero principalmente due. Da una parte l'approdo ai Vitality, appunto, nel caso ci fosse la possibilità di costruire un super team, ovvero se il team gli dà sostanzialmente, se LoL gli dà sostanzialmente carta bianca nella costruzione del roster, in modo che lui possa essere lui stesso a decidere chi prendere con sé e chi no. E in questo rientra ovviamente anche Alfari. Oppure i Fnatic, nel caso in cui si sarebbe dovuto muovere da solo e andare in un team già pronto, visto che comunque i Fnatic avevano già provato a imbastire una trattativa un anno fa. Anche se Vulù, uno di quelli che ha portato diversi rumor, ha affermato che i Fnatic in realtà non avrebbero mai avuto l'intenzione di prendere Perks. Crederci, non crederci, forse fino a un certo punto, perché secondo me, se ci fosse stata, forse non si è creata l'occasione, ma se ci fosse stata realmente l'occasione di prendere Perks, io credo che i Fnatic un pensierino ce l'avrebbero fatto. Occasione che comunque sembra appunto essere svanita con la firma di Alfari, perché comunque a quanto pare Perks aveva dato sì risposta positiva ai Vitality per questa operazione, ma subordinandola all'arrivo contestuale appunto di Alfari. Altrimenti l'accordo, per ora solo verbale, fino al 16 novembre, non può essere ufficializzato alcun trasferimento o acquisto di giocatore, perché è l'inizio della finestra ufficiale di mercato. Senza Alfari l'accordo sarebbe saltato. Il sì di Alfari sarebbe arrivato pochissimi giorni fa, dando il via quindi all'intera operazione, a cui si aggiunge il rinnovo di Selfmade, già rumoreggiato diverso tempo fa, di cui avevamo già parlato, e Labrov, che a questo punto, nonostante fosse stato accostato a G2 Esports, sembra in realtà essere destinato a rimanere. E a questo punto vorrei dire, chi non vorrebbe rimanere con un team del genere, d'altronde, soprattutto se al tuo fianco adesso in botlane arriva Karzi? Sì, perché il botlaner è sempre più lontano dai Mad Lions. E su questo c'erano in realtà indizi di ogni tipo, ma si pensava che c'entrassero soprattutto i G2 Esports, senza dubbio quelli più attivi sul mercato, lo sappiamo perché i primi ad avere la voglia di ricostruire il tutto.
Invece, più vicini al talento cieco sembrano essere proprio i Vitality, con cui non è ancora stato raggiunto un vero accordo, ma le parti sono vicinissime. Sembra che proprio manchi un'inezia per concretizzare il tutto. Per quello che sarebbe senza dubbio un super team. Tra l'altro, nota importante e da non sottovalutare, Karzy e Labrov sono già stati compagni di squadra all'epoca dei Big quando giocavano insieme appunto nella prima divisione, la Premier League in Germania. Occhio però, i super team portano con sé sempre altissime aspettative, che non è detto vengano sempre rispettate. È sempre problematico far coesistere un super team, i talenti di un super team. E poi io penso, soprattutto, che un team può anche avere i migliori giocatori al mondo. Ma se non hai un coaching staff all'altezza che riesca a far funzionare il tutto al meglio, il fallimento è sempre dietro l'angolo. Soprattutto visto l'investimento che i Vitality sembrano disposti a fare, perché comunque Karzy sì, che arriva a parametro zero in scadenza di contratto, ma per prendere Perks e Alfari c'è anche da pagare la clausola rescissoria, ovviamente, a Cloud9 Liquid. Mentre Karzy verrebbe via gratis, appunto, in quanto in scadenza di contratto. Per i Vitality che sembrano costruire un super team, le altre squadre della top 4 europea, top 4 di quest'anno, diciamo, non stanno certo a guardare, con qualche anche sorpresa apparentemente interessante. Partiamo da G2 Esports, che, come detto, è ormai quasi sicuro l'arrivo di Brockelman in top lane, e nel frattempo avrebbero optato per prendere Targamas in bot lane come sostituto dell'ormai ex Mikix. Ex Carmin Corp, vincitore dell'LFL nello Spring, finalista nel Summer 2021, vincitore soprattutto di entrambi gli split dell'European Masters 2021. Non sarà la sua prima apparizione alla massima serie, qualche uno split nella vecchia ULCS l'aveva fatto, ma adesso arrivo con tutta quell'esperienza maturata negli anni che ha fatto di gavetta e con tanti successi anche nel frattempo che sono arrivati appunto con il suo approdo ai Carmin. Al suo fianco sembra poi quasi certo l'arrivo di Ansama, con i G2 Esports pronti a comprarlo dai Rogue per comporre una botlane totalmente nuova, inedita e chiamata a risolvere quelle che sono state le sorti dell'eredità lasciata da Reckless e Mikix. Ora, anzi, è davvero quello che serve ai G2 Esports? Difficile da dire. Sicuramente un tiratore più moderno di Reckless, anche se rimane comunque meno adattivo, adattabile su altri tipi di meta, di certo potrebbe essere una delle sue ultime chance nella carriera, guadagnata però, secondo me, con merito, dopo la prestazione offerta non solo nel 2021, ovviamente con i Rogue, ma anche ai mondiali 2020. Ma occhio a Flaked, perché rimane comunque un oggetto del desiderio G2 Esports. Nel caso non dovesse arrivare Ansama, potrebbe essere una opportunità importante. Ma è anche tutto un gioco di incastri, perché comunque nel caso Ansama arrivasse G2 Esports, Flaked a quel punto potrebbe essere direttamente promosso in prima squadra ai Mad Lions per sostituire proprio Karzy. Chi rimarrebbe senza T-Carry? A questo punto sarebbero i Rogue, ma è doveroso ricordare, nonostante non ci siano in questo momento rumori in merito e per questo non è presente nemmeno nella lavagna, che c'è a disposizione un certo Reckless. E sapete cosa? Che forse proprio per stile metodico e lento di gioco dei Rogue potrebbe essere effettivamente la soluzione migliore per Martin in Europa. Qualcosa che invece mi ha particolarmente stupito è stato durante lo streaming, il primo tra l'altro nella sua carriera, di ieri, portato da Vulu. Secondo fonti a lui vicine, Humanoid e Inspired sarebbero sul mercato. Chiariamo subito, non penso proprio che sia nel senso di voglio sbarazzarmene, ma nel senso che qualora arrivasse un'offerta importante, Legacy Nord America, non sarebbero incedibili. Anzi, personalmente sono giocatori che io cambierei solo se costretto. Non vedo motivi, soprattutto in Spirit, per cederli, a meno che non siano stati proprio loro a chiederlo. Pure appunto nel caso in cui non sia arrivata un'offerta faraonica, sia per la squadra che per il giocatore. E in questo caso le offerte, sappiamo bene che in questo caso se arrivano offerte faraoniche perché arrivano ovviamente dal Nord America. Chi invece a questo punto sembra già pronto per la stagione 2022 sono i Fnatic, che avevano un solo tassello da sistemare. Sembra infatti che abbiano messo le mani su Razork in arrivo dai Misfits per sostituire il partente Bwipo, a quanto pare destinato a prendere il posto di Alfari ai Liquid
in top lane, quindi Buibo che ritorna al suo ruolo originario. Questa è probabilmente la mossa più azzeccata che potessero fare i Fnatic, anche perché non c'è molta scelta. I jungler veramente ottimi, i giovani in Europa, alla fine Yoya, Inspired, Selfmade e ovviamente Razork, che però era l'unico libero sul mercato, mentre per gli altri tre si dovrebbe pure spendere e parecchio. Lo stesso Kedrel, commentatore LEC, ha designato Razork come la scelta migliore per i Fnatic in questo momento. Le altre squadre, invece, per fare un attimo una somma di tutta la situazione, sembrano un cantiere a cielo aperto. I Misfits avrebbero raggiunto l'accordo con Neon, ex Shark 04, per sostituire Kobe, che dovrebbe andare agli Astralis. I BDS, che sono un nuovo team che dobbiamo imparare a conoscere, in realtà sembra voler confermare due degli ex Shark 04 di cui ha preso il posto nell'LEC, ovvero Nuclear Int per la Scozia centrale, ma questo è un rumor che già sapevamo, e quello nuovo invece che sarebbe Limit. Gli SK si vocifera avranno Sertus come mid laner e, udite udite, Gilius come jungler, confermando poi Genax e Jesu, mentre gli XL dovrebbero ripartire, pare, dal trio Markuno, Nuketak e ADVN. Ma la stagione di rumor è appena iniziata e le tessere del domino si stanno appena sistemando. Quello dei rumor è un discorso in continuo divenire, eh. Questo video potrebbe già essere vecchio, anche se pubblicato entro 24-36 ore dopo le pubblicazioni delle voci più attendibili. In realtà considerate che lo sto pubblicando due ore, lo sto registrando due ore prima della pubblicazione, proprio per evitare che nel frattempo escano nuovi rumor, poi arrivano altri, pazienza. Per questo motivo vi rammento sempre di fare attenzione comunque a ciò che leggete là fuori. Il mio compito in questo caso, diciamo, che è quello di facilitatore, cioè di favorirvi il lavoro riportandomi solo quei rumor che arrivano dalle fonti più attendibili, ma anche facendo ciò cercate sempre comunque di prenderli con le pinze. Spero in questo di essere per voi molto utile. Come sempre, io sono Francesco del GM Lombardo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividete il video sui social, iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno una notizia di League of Legends, ma non solo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi rumor e se questo super team di Vitality possa effettivamente funzionare e portare l'Europa di nuovo sul tetto del mondo, o comunque vicina al tetto del mondo. Alla prossima e buoni sports a tutti. Ciao!